Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Monster Boy in The Cursed Kingdom. Allora, io non mi ricordo più da che parte ero entrato. Questo potrebbe essere un problema. Tipo, non da qui, quindi dovrei aver scelto la strada giusta, direi tutto teorica. Ora, ho settato un po' i volumi diversamente, nel caso fatemi sapere un po' se adesso è a posto o meno la situazione. Ah, figata. Ma che bello. Ma che bello. No, male. Mi ero un attimo incriccato. Tremendamente male. Oh, che c'è da fare qui esattamente? C'è da passare da queste casse sicuramente per farmi arrivare di qua. Ma come esattamente? Tra l'altro guardate un po' qui, c'è il maledetto vigliacco, schifoso spawnatore di cosi. Ok, di gelatine, di slime, o come le vogliamo chiamare. Questo ci si può salire, sì. In questa scala però no. Ok, togliamo di mezzo lui, va nel frattempo. Poi facciamo cadere la prima cassa. Servirà a qualcosa, no? Farle cadere tutte. Si spera almeno. No! Ti ho visto! Ti avevo visto un tempo, l'avevo visto. Fidatevi che è così. Come ti... così. Come ti brucio, stavo per dire. Cara fune. Sì, ha funzionato. Ci siamo fatti la strada. Grandi. Ottimo in questo modo. Dovevamo arrivare al villaggio. Evidentemente anche no. Fratello, perché ci hai messo così tanto? Pensavo fossi dietro di me. Ti sei scordato che ho qualche chilo extra? Hai ragione, scusami. Il villaggio di Lupia è proprio sopra di noi. Comunque, tutti in città non vedono l'ora di vedere la tua nuova forma. Non sono riuscito a tenere la bocca chiusa. Perché sta cosa? Io no, io anche no. C'è qualcosa qua? No. Qui non ci si può entrare. Quindi direi che l'unica cosa da fare è salire. E ci siamo, siamo al villaggio, finalmente. Villaggio di Lupia. Ci sono e perché ci sono pinguini vestiti da romani? Perché? Siamo arrivati a Lupia. Gin, guarda, ho sempre voluto vedere un pinguino. Appunto. Ma è la guardia reale? Presumo siano stati trasformati anche loro. Ma perché vi avventate contro un povero maialino, disgraziato? Come consulente del re, vi dichiaro in arresto per aver aiutato vostro zio a rovinare il nostro illustre regno. No, c'è un problema. Che cosa? Non lo abbiamo aiutato. Infatti ha trasformato anche noi in alcune creature. Allora perché siete qui? Il vostro arrivo è molto sospetto. Sospettoso. Poi molto sospettoso e bello. Siamo venuti per scoprire se qualcuno sa come farci tornare normali, compreso nostro zio. Allora zio Nabu potrebbe mancare. Qualche rotella. Anzi, allo, non allora. Allo zio Nabu potrebbe mancare qualche rotella. Ma non farebbe male a una mosca. Forse. Ha ragione, deve essere sotto l'effetto di un maleficio o roba del genere. Se intendete rimediare al caos provocato da vostro zio, non vi arresterò. Anzi, potrei aiutarvi. In base agli archivi reali, non è la prima maledizione che cade sul nostro amato regno. Secondo una leggenda, esistono alcune sfere magiche che in passato sono state usate per scacciare il male e proteggere gli abitanti. Se solo le avessimo tutte. Ma purtroppo sono un enigma davvero coraggiosa. Solo un'anima, perché oggi leggo così, davvero coraggiosa può intraprendere una tale missione. E noi lo siamo. Posso trovare le sfere? Diteci solo dove sono. Che ragazzino di animo nobile. In tal caso, studierò di nuovo gli archivi per scoprire l'ubicazione di ogni sfera. Nel frattempo, raggiungi le foreste nebbiose a ovest di qui. Ho la sensazione che una delle sfere si trovi là. Non credo che avrete molte possibilità nella vostra forma attuale, ma buona fortuna. Vedrete, troverò le sfere anche se dovessi esplorare i luoghi più pericolosi di tutto il regno. Sì, andremo a fondo di questa maledizione sistemando le cose. Spero che queste sfere esistano davvero. Allora vi suggerisco di farlo prima che riusciremo a catturare Nabu. Non sono sicuro che sia corretta la frase, però ok. Il re ha organizzato per lui un piacevole incontro con il boia del castello. Fareste meglio a sbrigarvi. Alla faccia del gatto? Abbastanza arrabbiato sto gattino. Ce la puoi fare, Jin. Continuerà a svolazzare in giro alla ricerca di indizi e oggetti. Ci vediamo dopo. Ok, quindi in teoria c'è da andare a ovest, ci hanno detto. Perciò andiamo ad ovest. Che c'è scritto qui? Ci sarà scritto Lupia, immagino. Fognature e grotte di cristallo. Wow. Ma che belli questi scenari. Sono veramente bellissimi. Che ci dici tu?
È un cane che suona il mandolino. Sembra, non sembra una chitarra quella. Ciao Holly, vedo che anche tu non sei stato risparmiato alla maledizione. Non mi disturba più di tanto, vorrei solo riavere i miei spartiti musicali. Spartiti? Noi li abbiamo! Esatto, questo è uno di loro? Santa fisarmonica, lo è! Grazie davvero, Jim! Fantastico, ho davvero apprezzato il tuo aiuto. Mancano ancora 20 spartiti. 20? Wow! Continua a cercarli, conto su di te! Vediamo che cosa hai ottenuto finora. La mente dell'eroe, zona avventurosa e uno scrigno del tesoro. Tana del mostro, ultimo sotterraneo, villaggio e zona pericolosa. E posso fare niente? No, perché... credo che ci vogliano 3 pergamene per... canzone. Per fargliele suonare. Quindi momentaneamente non possiamo farci niente. Vorrei esplorare le foreste nebbiose, ma ora è troppo pericoloso. Dicono di aver visto un fungo grande quanto un albero. Prossima boss fight? Io penso proprio di sì. Comunque, visto che già che siamo qui abbiamo un po' di soldi, mulino a vento. Non è che se vado qui dentro, nel caso, c'è a mamma panda. C'è mamma panda! Panda Pan! Bellissima! Jin, quel tuo zio ha causato parecchi guai. Lo so, signora Panda Pan. Mi dispiace che l'abbia trasformata in un panda. In una panda. Lasciamo perdere. In una panda, lasciamo perdere. In realtà non è così male. Queste potenti zappe sono perfette per impastare il pane. Ma sfortunatamente Nabu si è schiantato sul mio mulino a vento col suo barile. E non girando più non posso macinare il grano. Puoi aiutarmi? Mi piacerebbe, ma non sono nella forma ideale per saltare e arrampicarmi. Già, non andrai lontano con quella forma paffutella. Una volta perso tutto quel peso, potresti arrampicarti lassù per dare un'occhiata. La scala per salire è caduta e quindi non posso più andarci. Allora, ok, ci ha praticamente detto che noi con questa forma in cima non ci arriviamo. Quindi tanto vale manco provarci. Io ho detto, siamo qui, magari c'è qualcosa? Ma anche no, c'è un leone e il nostro consigliere, Mistigatto. Non hai ancora trovato la sfera nascosta nelle foreste nebbiose ovest di qui? Proprio come mi aspettavo. Ci devo ancora andare, mi hai detto a ovest. Un tappo al giorno, leva i segreti di torno. Scusate, mi è venuto un dubbio. Prima abbiamo attraversato, è questo, un portale. Questo era un teletrasporto, sì. Ora, non so se andava attivato o meno. Spero così facendo di averlo attivato. Spero, perché sennò va a finire male. Ok. No, non funziona. Quindi niente, procediamo. Ho provato a dare la culata, già che c'ero. Questa è la locanda. Salva la partita e ripristina la tua salute per riprendere le forze. Preparati a tornare in azione. Ragazzi, va presa allora. Ti rende immune a ogni stato negativo per alcuni minuti? Sentite, ragazzi. Completo, facciamo l'unplanned. Facciamo tutto al completo, compriamo tutto. Così almeno sono contento, sono tranquillo, sono soddisfatto, abbiamo salvato. E ora possiamo andare nelle cose nebbiose e quant'altro senza soldi. Perché io ho sprecato adesso tutto. Ah no, meno male. 200, chi ce l'aveva? Un bracciale scintillante che porta fortuna a chi lo indossa, consentendogli di trovare più munizioni magiche. Del resto, a chi servono amore e ricchezze, no? Più 25% possibilità di rilascio munizioni magiche, wow. Costava comunque troppo, non avevamo i soldi, quindi bene o male non potevamo farci niente. Bello però, visto così, l'ambientazione mi piace veramente. Scegli il vabbè. Ci siamo rimessi a 10, no, una sola ne abbiamo prese. Facciamo che ne prendiamo altre 8. Ma sì, va bene così. Allora, foreste nebbiose e templi perduti. Bello. Perfetto, andiamo a ste benedettissime foreste nebbiose. Colline verdeggianti. Per andare nelle foreste nebbiose si passa alle colline verdeggianti. Le colline assolate più che altro. Ale? Lo scudo non ce l'hai più. Quindi aspettiamo un po'. No? Ha deciso... Maledetto, qui non è altro. Marrano! Ok. Ma ero dimenticato che non ho più lo scudo, quindi non posso farci più niente. Giuro che avrei pensato che con la colata avrei spuntato sotto. Ci avrei scommesso. E la nuvoletta maledetta. No!
aspettate un po' che la togliamo di mezzo il prima possibile, perché altrimenti qui è un problema. Un bel sacco. Quante monete mi ha dato? Mica l'ho visto. No. Bene. Siamo a 63, già. Abbiamo appena iniziato, praticamente non è male. Ora, andare in giro con quell'affare sopra che ti disintegra non è la cosa più bella del mondo. Io non ho modo di arrivare di là. Come potete vedere, non posso prendere... Non ho arpioni, non ho armi particolari per salire. Sapete cosa? Per fortuna non mi fanno eccessivo danno. Almeno questo è una cosa positiva. Almeno questa è una cosa positiva. Stavo cercando di riuscire a capire da dove mi lanciavano il fuoco. Bene, l'ho visto tutto insieme, a quanto pare. Salta e balza sui nemici per riuscire a saltare più in alto. Premi L in giù più X in aria. Premi L in giù più X in aria. Ma è questo. Quello mi serviva. Secondo voi si può passare di sotto? No, mio, 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 mio. Preso. Grandi così. Era un tutorial, ho detto, magari c'è modo farlo. Meno male che sono sceso, almeno ci siamo presi quel cuoricino, che comunque è utile. Buttiamoli via, i cuori non vanno mai buttati via. Sotto non ci vedo niente di particolare. L'ho visto spuntare di dentro quel serpente, ho detto, ma allora ci deve essere un qualcosa da questa parte. Il punto è... che mi tocca per forza passare di qui, perché io là non ci saltavo. Ho provato prima. Quindi... ok. Cosa sei? Smettila di scappare! No! No! Ma guardate voi, se uno per prendere... quel coso! Che tra l'altro non subisce neanche i danni di questa elettricità! E smettila! No, 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 vai! Ok, fermi tutti, ho fatto schifo. Perché? Mi ha invertito i comandi. Ho i comandi invertiti. No. C'è una nuvoletta lassù. Aspettate. Maledizione, c'è uno spartito. E non ci arrivo mica. Ah, se quello ti colpisce ti dà, ti cambia, ti inverte i comandi in pratica quella nuvoletta se ti colpisce. Allora, buoni, lassù non ci arrivavamo. Quindi, a meno che di non saltare su un nemico, forse? Con la culata e poi sopra? Aspettate un po' che ci provo. C'è un nemico qui vicino. Sì, c'è lui. Ah! Sì! Grandi! Grandi così! Appartiene a un musicista di nome Holly. Eh sì, ora ce ne andiamo. Forse. Ripreso un cuore. Via! Cosa ridi? Non era questo che avevo intenzione di fare io. Quindi questo ci riporta fuori. Ok. È che non ho letto il cartello di Lai a questo punto. Siamo scesi giù. Non era mia intenzione farlo, onestamente. Bene, ho ripreso un po' di vita. Questo non è niente. Ok. Ho capito. Va bene. Ricarichiamo quel nemico. C'è da saltargli sopra per andare lì. Se torni qui magari. Perfetto. Quindi se io ti accendo funziona. Oh mamma. Oh mamma. No. No. Ma sbaglio, non mi fa danno. Perché ho fatto ciò? Ci si saliva dal fungo! Devo smettere di scherzare, Ale, perché sei ridotto abbastanza male. Più che altro... ok, sono a 10. Che è positivissimo. Bene. Poi questo, e ce ne andiamo. E ce ne andiamo! Grandi.
so, ci ho provato, vediamo un po' se funziona. Quindi qui non c'è assolutamente niente, immagino. A parte questa cosa. Oh mamma mia. Scusi, alberello. Potrebbe venire qua, gentilmente. Alberello? Alberello, mi segua, si fidi. Venga con me, alberello. No? E io come faccio a passare di là, allora? Vabbè, bruciamolo. Forse devo prenderli insieme, questi due. Tipo fare questo, poi questo. Magari mi si apre qualcosa. Ma io l'avevo visto, si vedeva, no? Quel pulsante lassù in alto. Benissimo. Si nota come io l'avevo visto quel pulsante. Bene. Caro funghettino, togliti di mezzo gentilmente. Ah, che ricordi, questi funghetti. Ok. Smetti di sprecare un po'. Non ci credo. Mi è rimbalzato il fuoco con altro fuoco. No. Oh mamma. Sarà il caso di passare di qui, forse. Ma si va? No, sopra non si va. No. Siamo andati avanti, l'importante è questo. Oddio. Allora, queste sabbie mobili sono decisamente molto, molto fastidiose. Come quel funghetto, sarà molto, molto fastidioso. Io evito di caderci di sotto. Non mi sembra una gran... cosa? Bellissima questa parte, l'ho adorata tanto. Ho detto è di legno, magari si può bruciare. Invece non funziona. E tra l'altro non posso neanche... Aia, Ale, smettila. E tra l'altro non posso neanche, dicevo, tirarli giù in altro modo. Forse così? No? Allora, ho provato a tirargli il fuoco, quella leva non funziona. Quindi magari c'è qualcosa qui di nascosto. Beh, qualcosa c'è. È un nuovo potere questo. E che fa? Super Tartufo Boomerang. Le tue abilità con il boomerang sono state sbloccate. I boomerang danneggiano i nemici e consentono di ottenere oggetti dalla distanza. Possono persino superare le pareti ed essere ripresi. Trova altri tartufi per migliorare la tua magia con il boomerang. Va bene, quindi LBRB si può... o LR, dipende in che piattaforma lo state giocando. Si può switchare con le nostre magie. Tra l'altro il boomerang ritorna da solo, spero. Ipotizzo e suppongo. Ok, quindi ci salta lì. Oh, finalmente. E il boomerang me l'ha reso, perfetto. Ma se io provo a lanciarlo? Doppi danni, ragazzi, doppi danni. Fa danno sia all'andata che al ritorno, fantastico. Sapete che quel coso mi costerà la vita? Ho questa impressione. Via. Come ci faccio a passare di lì io? Ma guardate voi, se un funghettino mi doveva togliere... di mezzo mi ha ridato il boomerang. Come ci faccio a saltare io di là? A parte il fatto che non riesco qui ad andare sopra. E lasciamo perdere. Ma di là... giuro che questa non l'ho capita. Tra l'altro non ho fuoco per provare a utilizzare eventualmente altro. Lui continua a ridarmi il boomerang. Però il boomerang lì non mi fa niente. Ho provato prima, no, a usarlo. E infatti non mi fa niente. Proviamo a riprenderlo, grandi. Forse ho capito. Ok. Mio. Ah, grandi, ce l'ho fatta. Ok, perfetto. Interessante questa cosa. Non ci avevo fatto caso. Non ci avrei neanche scommesso, per la verità. Tagliamo anche le corde. Grandi. Talmente grandi che non ci passiamo di qui. Siamo dei fenomeni. Perfetto.
facciamo quello che riesco a fare. Ma tu, Pepe Lo Gu, infatti. Salve, signor maiale. Non è proprio la mia giornata. Saresti così gentile da rompere la gabbia per me? La sabbia, stavo dicendo. Non mi ha proprio riconosciuto. Evidentemente no. Ehi, Pepe Lo Gu, sono io, Jin. Chi? Il ragazzo dai capelli blu. Il ragazzo dai capelli blu. Ti trovo cambiato. In senso buono, davvero, un gran bel muso. Ti dispiacerebbe rompere la gabbia? È un po' strettino qui dentro. Ok, va bene, non c'è problema. Si fa quel che si può almeno. Non è che mi daresti un passaggio, grazie mille. Che ci facevi in una gabbia? Non lo so, sono solo caduto in questa trappola. Comunque, grazie ancora, ci vediamo, maialino dei capelli blu. No, appunto. Grazie. Mi sa che ha sbattuto però, Grazie. Credo che non lo vole... non l'avesse... non l'abbia fatto apposta, credo, Io suppongo che non l'abbia... Sì! Quando si trovano i segreti così è una soddisfazione estrema. E tra l'altro un portacuore. Un cuore in più, cioè, in questo caso. Ma che figata, siamo a 5. Bello scoprire i segreti in questo modo. Bello, 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 bello. Allora, volevo procedere un'altra po' perché volevo arrivare alla fine di questa palude. Ora, fare il boss forse è un po' troppo, però volevo almeno provare a fare la palude. Ah, ma qui non ci si arriva proprio. Ah, ok. Dove va? Dov'è, signor... Funghetto maledetto. Facciamo così, va. Che facciamo prima, no? E quindi... quello tira ragnatele, wow. Ok. Molto meglio fare così per procedere. Decisamente molto meglio. La fune, finalmente, così possiamo passare di sopra. Sì, lo so che ho perso un anno e mezzo, Stavo solo cercando di capire. Ha funzionato? Non lo so, qualcosa ho fatto. Dannazione, non posso più. Sì, ci si passa. Allora, no. Signor maialino, parliamone. Ok, perché ho la lumaca? Signora lumaca, si tolga di qui. Ok, un effetto di status, va bene. Dato dal ragno, giustamente. Sembra più che ovvio. Guardate voi se... sto ragnetto maledetto. Allora, sto per rimanerci, quindi cerchiamo di fare le cose con più attenzione, tipo facendo questo, potrebbe essere già molto. Ci siamo tolti di mezzo il ragno, abbiamo lasciato, abbiamo ripulito la strada e saltiamo alti. Basta fare un po' attenzione a quello che si fa con più calma e si riesce a fare tutto e abbiamo finito questa parte, grande, forse, aspettate. Salve bella volpe, come mai con la faccia triste? Sei gentile, è per la mia famiglia. Mio marito Volpinus è piuttosto scosso dal fatto che ora i nostri figli siano dei procioni. Volpinus procioni, oh mamma mia. Sì, una bu. Sicuramente. Almeno non sono stati trasformati in qualcosa di peggio, fidati. Ci voleva. Se solo ci fosse un modo per eliminare questa maledizione. Non preoccuparti, madame, c'è ancora speranza. Ma ci serve una sfera magica che si dice sia nascosta in questa foresta. Davvero? Volpinus conosce la foresta come la sua coda. Lo trovi sulla cima dell'albero. Buona fortuna. Ok, quindi... no, aspetta un attimo che di sotto ho visto c'è il salvataggio. Mi sembra il caso di prendere questo salvataggio. Ma giusto un po'. Perfetto, allora, prima di andare da Volpinus, prima di procedere, prima di fare qualsiasi altra cosa, per questo episodio noi ci salutiamo qui. Fatemi sapere se i settaggi audio ora sono a posto, se è tutto ok per voi, se no li ricambio ancora, non c'è problema. È che la musica ha uno step molto grosso di audio tra un'attacca e l'altra, e ho paura che metterla un po' di più venga eccessivamente alta. Quindi fatemelo sapere voi, mentre gli effetti posso abbassarli ancora, aumentarli, ditemi voi, non ci sono problemi. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, e noi ci troviamo alla prossima.